Bene, allora in questo incontro presentiamo con Alessandra l'utilizzo di Zotero, prevalentemente finalizzato allo scambio di dati tra Zotero e Wikidata. Ma naturalmente per poter utilizzare Zotero anche per questo scopo, un minimo di conoscenza di Zotero ci vuole. Inizio condividendo lo schermo e facendovi vedere l'interfaccia di Zotero. Come si presenta una volta che è stato aperto, è sostanzialmente una schermata divisa in tre parti. C'è una parte di sinistra che contiene le cartelle, cioè i vari progetti che si possono avere all'interno di Zotero. Nella parte centrale ci sono i riferimenti bibliografici che fanno parte di un particolare progetto. Per esempio, un progetto che vedete qui si chiama Biblioteca Scolastica. Se ci clicco sopra ottengo i riferimenti bibliografici che ho raccolto in merito al progetto della biblioteca bibliografica. Qui c'è un demo per Zotero, questi sono appunto dei riferimenti bibliografici raccolti come demo per Zotero. Se clicco su uno di questi riferimenti bibliografici si attiva la terza parte, che è questa, quella sulla destra, in cui ho appunto i dati bibliografici specifici dell'oggetto che ho evidenziato. Quindi se cambio oggetto cambiano anche i dati qui. I dati sono tipicamente quelli che servono per un riferimento bibliografico, quindi titolo, autori, uno o più autori, eventuali curatori, per esempio qui vediamo che questi autori sono qualificati come curatori, e poi abbiamo il luogo, l'editore, l'anno, l'eventuale indicazione di pagine, che non è un elemento spesso obbligatorio all'interno della bibliografia, il numero di ISBN e altri dati che possono essere stati inseriti. E per procedere a creare, diciamo così, i dati, a predisporre i dati da caricare su Wikidata, è opportuno creare un progetto. Quindi la prima cosa da fare è creare un progetto. Per farlo si va sulla cartella gialla, col segno più, si clicca sopra, si dà il nome al nuovo progetto, qui scriviamo presentazione. Dando ok, praticamente attivo una nuova cartella che ovviamente è vuota. La prima cosa che possiamo fare diciamo così, per inserire i dati è creare i dati relativi a una monografia. Vedremo principalmente questi due tipi di oggetti bibliografici che si citano, le bibliografie e gli articoli, le monografie e gli articoli. Io mi occuperò delle monografie e Alessandra poi vi farà vedere il processo per gli articoli. Di solito ci scambieremo la parola in questo modo. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è creare i dati relativi a una monografia. Vado a prendere una monografia, scelgo questa come esempio, quindi utilizzerò i dati di questa monografia, facendo finta di avere il libro davanti, per creare il riferimento bibliografico su Zotero. Quindi torno a Zotero, utilizzo il menu del più, mi si apre un menu a scelta che mi chiede che tipo di oggetto bibliografico voglio descrivere. La monografia corrisponde sostanzialmente al libro, quindi clicco su libro e mi si apre qui la possibilità di inserire i dati appunto relativi al libro. I dati li prendo da, come abbiamo detto, questa scheda. Quindi prendo il titolo, è la prima cosa che mi viene chiesta, e lo inserisco nel campo. Poi inserisco l'autore. Mi muovo usando il mouse. Il primo autore è Crocetti. E poi mi sposto qui e inserisco Luigi. Come avete visto, in realtà a me è venuta fuori la possibilità di inserire un altro, di scegliere Crocetti da una lista. Per esempio, adesso qui inserisco Ladini, che è il secondo autore, e nel mio database esiste già questo autore, quindi posso sceglierla cliccandoci sopra e vengono compilate sia il campo del cognome che il campo del nome. Questo è un vantaggio quando si inizia a avere una certa quantità di documenti, soprattutto perché, per esempio, non si inseriscono errori nei nomi degli autori. Quando gli autori sono italiani è facile scriverli correttamente, quando sono stranieri è più
facile fare un errore. Quindi in questo caso riprendo una forma che già esiste, è un principio di normalizzazione, quindi è vantaggioso. Quali altri dati devo mettere? Devo mettere che è una terza edizione, quello che sto descrivendo, e poi metterò Milano, bibliografica 1995. Quindi vado qui, l'edizione la inserisco qui, quindi terza ed. Il luogo di edizione, abbiamo detto, è Milano. Vedete che già viene fuori una lista, io lo scelgo. L'editrice è l'editrice bibliografica. Ecco, avevo scritto un errore, quindi non è venuta fuori la forma. Me ne sono accorto e ho potuto correggere e scegliere la forma corretta. E la data è 1995. Posso inserire altri dati. Per esempio, posso inserire l'ISBN e il numero delle pagine, che era 272. Ecco, questo è un esempio di inserimento di monografia, diciamo così, in modo manuale. Adesso non ricordo se dovevo inserire, devo farne anche un altro, un attimo. E vi faccio vedere anche la parte relativa all'inserimento di un capitolo o parte di un libro, che anche è una cosa frequente, quindi per esempio un articolo all'interno di atti di contributi oppure un capitolo appunto di una monografia fatta a più mani. E come esempio prendo questo. Questo è un contributo di Agnese Galeffi e Andrea Marchitelli all'interno di un libro che si chiama, degli atti di un convegno, che si chiama Bibliotecari al tempo di Google. Quindi è solo una parte di questo libro. Come si procede? Si procede analogamente, prima si va sulla crocetta più, si sceglie invece che libro, sezione di un libro, e avremo un form all'interno del quale introdurre i dati relativi alla sezione. Quindi vediamo quali sono. Prima di tutto ci chiede il titolo del contributo specifico, quello contenuto da pagina 72 a pagina 80, è scritto da Agnese Galeffi e Andrea Marchitelli, quindi il titolo è questo, e lo inserisco qui. Abbiamo detto che gli autori sono Galeffi, Agnese, lo scelgo per brevità, e poi Marchitelli, Andrea. Il titolo del libro è il titolo in cui questo contributo è stato pubblicato. Quindi qui lo trovo, qui ci clicco sopra perché mi servono anche i dati bibliografici relativi a questo libro. Quindi mi sposto a questo punto sulla scheda del libro perché devo prendere dei dati da lì, in particolar modo devo prendere il titolo, che è questo. E lo inserisco qui. E i dati bibliografici che sono Milano Bibliografica 2016. Allora vado qui, luogo di edizione, editrice bibliografica, abbiamo detto 2016, e poi torno indietro perché mi servono le pagine del contributo. 2016 questo, 2016 l'anno, qui appunto mi chiedono le pagine a cui si trova il contributo che si intitola Il catalogo come learning place all'interno di questo volume che ha questo titolo. Le pagine sono 72-80, vado a memoria ma poi controllo, eccole qua, 72-80. Quindi ho inserito sostanzialmente tutti i dati che servono per fare questa descrizione. Dato che ho intenzione di trasferire i dati a Wikidata, posso arricchire la scheda di più rispetto al normale, proprio perché sono tutti i dati che poi verranno trasferiti a Wikidata. Quindi aggiungo per esempio anche la lingua, che è italiano, così sono avvantaggiato nel trasportare i dati da una fonte all'altra. Bene, adesso passo la parola a Alessandra, che vi fa vedere la procedura per gli articoli.
Ora, la creazione manuale diciamo che è abbastanza ripetitiva, perché consiste semplicemente nel selezionare la tipologia di elemento che vogliamo andare a creare in Zotero e poi, appunto, come abbiamo mostrato già Carlo, procedere manualmente alla sua compilazione. Come abbiamo visto, esistono degli appositi template, diciamo, a seconda della tipologia di risorsa che andiamo a scegliere. Nel caso di Carlo si trattava di libro. Nel mio caso invece sceglierò quello relativo all'articolo di periodico specializzato. Tuttavia volevo farvi anche notare che esistono moltissimi template appunto in Zotero che fanno riferimento a una selezione molto ampia di risorse, anche abbastanza particolari come l'email o il podcast oppure anche il sito internet. Quindi avete una grande varietà, ecco, di scelta. Nel mio caso, il primo articolo che inserirò è quello relativo all'articolo di periodico specializzato. In questo caso io ho le mie citazioni in un file, perché non sono presenti all'interno di SVN, quindi parto da un file testuale dove andrò a completare appunto i dati del mio articolo. Nuovamente ripeto, avendo scelto un template diverso, ovviamente i dati che mi vengono proposti da Zotero sono personalizzati sulla base di quello che io ho selezionato. Quindi inseriamo il titolo, poi in questo caso l'autore è Giorgio Cencetti, che io non ho, quindi praticamente lo inserisco per la prima volta. Perfetto. Nel caso dell'articolo, ovviamente gli elementi fondamentali, oltre al titolo in sé e all'autore, devono essere quelli relativi al periodico in cui è inserito l'articolo, al volume e al fascicolo se presenti, e poi infine alle pagine e ovviamente anche alla data di pubblicazione. In questo caso l'articolo è contenuto all'interno di questo periodico. Quindi nel titolo della pubblicazione. Il volume è il 4, con queste pagine, i numeri romani. Fascicolo non è presente, quindi non andiamo a compilarlo. E infine la data, 1964. Ora, in questo caso io non ho altre informazioni da aggiungere, ma appunto, come diceva anche Carlo, è bene compilare laddove possibile anche tutti gli altri campi che diciamo non sono essenziali per l'identificazione, perché comunque ci possono essere utili durante il caricamento di Wikidata. Ora, trattandosi di un articolo anche abbastanza diciamo datato, purtroppo non ho a disposizione neanche gli identificativi, ovvero il DOI o gli SSN, che solitamente sono molto utili anche appunto, per l'identificazione stessa dell'articolo e anche per arricchire eventualmente l'item in Wikidata. Ora vado a creare con lo stesso metodo anche il secondo articolo, che in questo caso è sempre un periodico, un articolo di periodico, però trattandosi diciamo di una rivista meno scientifica, io in questo caso sceglierò l'articolo di rivista. Anche se sostanzialmente i campi sono pressoché gli stessi, si tratta semplicemente di una distinzione, diciamo, in questo caso un po' formale, tra quello che è l'articolo di un periodico veramente specializzato, invece magari una rivista, diciamo, meno scientifica. Quindi anche qui i dati sono pressoché gli stessi, titolo, il nome dell'autore, che anche in questo caso non possiedo, e che appunto vado a inserire manualmente. Il titolo della pubblicazione d'origine, quindi della rivista stessa, e infine l'anno e il volume. Non avendo altri dati purtroppo a disposizione, non posso arricchirlo ulteriormente. Ora, prima di passare all'altra modalità di inserimento in Zotero, volevo fare una piccola precisazione. Solitamente l'inserimento manuale viene fatto in Zotero quando diciamo non ci sono altre vie. Zotero, come vedremo, offre diverse modalità di inserimento quasi o diciamo totalmente o quasi automatizzate che fanno risparmiare veramente tanto tempo nell'inserimento delle bibliografie. Dunque, l'inserimento manuale di fatto viene fatto quando non abbiamo altre alternative, quando tutte le altre modalità, sia di importazione sia di caricamento automatico, di fatto diciamo, non funzionano. Ecco. La seconda modalità,
che adesso vi mostreremo, riguarda invece l'utilizzo dell'estensore di Zotero all'interno del browser. Questa è la pagina che poi appunto vi linkeremo e che permette di scaricare un'apposita estensione del browser per poter catturare i riferimenti bibliografici dal web e poterli caricare direttamente all'interno di Zotero. La presenza del connettore è rivelata da questa icona appunto alla destra del browser che appunto vi indica quando è attivo e anche in quale forma è possibile importare questi riferimenti. Il connettore funziona sui vari browser, sia appunto su Chrome che su Mozilla, dunque può essere, diciamo, installato su diverse tipologie di browser. Ora, i due item che in questo caso andrò a catturare, sono presenti all'interno di due riviste che adesso io vado a prendere. Scusate, non l'ho aperto prima. Ok. In questo caso questa è la prima rivista che io vado, il primo articolo, pardon, che ho scelto all'interno di una rivista specializzata e semplicemente devo attivare il mio connettore che è già appunto presente. Qui mi viene chiesto di scegliere una delle cartelle che io ho già all'interno di Zotero, in questo caso la cartella che ho scelto è quella relativa alla presentazione di Zotero e in questo caso devo semplicemente approvare l'importazione. Se io riapro Zotero, ecco che qui ho direttamente il mio articolo caricato con tutti i dati e forse anche con un eccesso di dati all'interno appunto della mia cartella di Zotero. In questo caso l'importazione va sempre ovviamente controllata perché ovviamente l'estensione può non funzionare correttamente oppure i dati nella pagina di riferimento possono non essere strutturati in maniera adeguata, quindi è sempre necessario fare un controllo. In questo caso io vedo che i dati sono corretti, eventualmente posso anche rimuovere quello che non mi interessa, per esempio l'abstract se è troppo impegnativo oppure altre informazioni che non ho interesse a mantenere. In questo caso io lascerei tutto perché ci sono tutti i dati appunto fondamentali, tra cui il DOI e l'URL di riferimento. Eventualmente posso rimuovere, per esempio, la fonte da cui ho preso questo riferimento perché non mi interessa appunto mantenere questa informazione. Un aspetto molto importante dell'importazione automatica è che, almeno nel caso degli articoli, ma anche in caso di altre tipologie di risorse, mi viene anche importato il testo integrale, quindi io ho il link all'URL, quindi al PDF, che mi consente di accedere direttamente al file del testo. Questo ovviamente dipende ripeto, dal tipo di risorse e anche dall'accesso che ha questa stessa risorsa. Ora vediamo il secondo caso. Qui. Eccolo qua. Anche in questo caso attivo sempre la mia estensione e anche qui avrò un altro articolo all'interno della mia cartella. A differenza del precedente, in questo caso i dati vanno rivisti e parzialmente corretti. Ovviamente io sapevo già che i dati non erano totalmente perfetti ed è per quello che dicevo che comunque l'importazione va sempre verificata prima di poter essere sicuri che effettivamente abbia funzionato nella maniera più opportuna. In questo caso, le correzioni che io faccio, per esempio, sono relative al titolo della rivista, in cui, come potete vedere, c'è stata l'importazione anche degli SSN, che non mi interessa mantenere nel titolo, che è fondamentalmente sbagliata, quindi vado a correggerlo. Mentre gli altri dati sono, ecco, no, mancano dei dati, come per esempio l'indicazione del volume del fascicolo, che adesso vado a integrare. In questo caso il volume è il quarto. Il fascicolo in realtà non c'è, c'è solamente l'indicazione del mese.
mentre gli altri dati sono, diciamo, fondamentalmente corretti. Quindi in questo caso ho dovuto fare delle piccole integrazioni per, appunto, per poter avere la notizia effettivamente corretta. Ripeto, la necessità di integrare o di correggere dipende sia dal funzionamento del correttore, ma soprattutto da come i dati sono strutturati nella pagina da cui io catturo le informazioni. Quindi, diciamo, attenzione da questo punto di vista. Ora, Carlo, vi mostrerà, diciamo, lo stesso meccanismo anche per le monografie. Vi lascio la parola. Carlo, sei muto. Ecco, benissimo. Vediamo il processo che ha fatto vedere Alessandra. Lo vediamo con due monografie. Io ho preso come esempi, due monografie di due editori anche abbastanza importanti a livello internazionale, come la Cambridge University Press e Elsevier Book, per far vedere che appunto il problema dell'importazione può essere un problema legato proprio ai dati. In effetti dipende da quali dati sono stati inseriti all'interno della pagina web, perché il connettore va a leggere la pagina web, i dati che sono stati inclusi appunto come tali e li importa. Quindi possiamo andare a vedere questa prima monografia presa da Cambridge University Press. Uso sempre il simbolo del connettore. Qui ha la forma del libro perché ha riconosciuto che si tratta di una monografia. Ci clicco sopra, scelgo appunto che vada nella presentazione di Zotero ed è stato caricato. Adesso vado su Zotero e me lo trovo qui. Ci sono i dati relativi al titolo, c'è l'autore, c'è l'abstract, ma per esempio i dati relativi all'editore non sono stati caricati completamente. Quindi qui devo intervenire a mano e mettere i dati, non c'è nemmeno l'ISBN, quindi dovrei fare questo intervento. Questo su un editore come Cambridge University Press, ma se andiamo anche su Elsevier, lo stesso, Marine Mammals of the World. Vediamo che il problema si ripresenta uguale, anzi forse addirittura peggio se non ricordo bene. Qui. Ecco qui, Marine Mammals of the World, Second Edition, finisce direttamente nel titolo invece che indicare, che si è indicato come data e oltretutto non è stato riconosciuto nemmeno l'oggetto come una monografia, ma è stato interpretato come una pagina web. Quindi qui dovrei intervenire, cambiare, mettere libro e poi compilare i dati che, come vedete, sono vuoti rispetto a questo editore. Quindi il problema non è un problema del connettore, cioè non è un problema del software collegato a Zotero, ma del fatto che questi editori non hanno pubblicato in modo corretto, diciamo così, i dati all'interno delle loro pagine web. Corretto, cioè in modo tale che sia leggibile appunto tramite un automatismo come quello che viene messo in atto dal correttore. Possiamo vedere a questo punto anche un'altra procedura automatica per il caricamento dei dati su Zotero. Questa dà un po' più successo alle monografie e consiste nel andare a prendere nell'utilizzo del wizard che è previsto da Zotero. E come funziona questo wizard? Attraverso il numero di ISBN. Quindi qui per esempio ho questo titolo, Viaggio a bordo di una parola, con questi curatori. Mi serve, mi basta sapere il numero di ISBN. Lo copio, vado su Zotero, non scelgo il menu di sinistra, quello per l'inserimento automatico, ma scelgo la bacchetta magica. La bacchetta magica apre una finestra che, come vedete, mi chiede di inserire un ISBN, un DOI o altri identificativi per le monografie. Abbiamo gli ISBN, lo inserisco e do invio. Ecco, in questo caso i dati sono stati recuperati, qui trovo il titolo, trovo i quattro curatori che mi aspettavo, sono effettivamente identificati come curatori e non con altre funzioni, trovo il luogo di edizione, l'editore, la data, le pagine, gli ISBN, un titolo breve.
posso eventualmente decidere di completare con la lingua, eccetera. Quindi questo meccanismo funziona come attraverso appunto il numero di ISBN, ogni editore depone i dati, dichiara i dati associati con ISBN e questi dati vengono poi recuperati nelle banche dati che li conservano tramite questo connettore. Se i dati, come abbiamo visto prima, se le pagine web non sono state compilate bene o se i dati che sono stati comunicati non sono stati comunicati bene o in modo corretto, anche questa procedura automatica richiederà un intervento. Vi faccio vedere un altro esempio di una monografia con dati da correggere. Quindi prendo questo ISBN e come prima lo copio e lo inserisco in Zotero e vediamo cosa succede. Quindi uso appunto la bacchetta magica, inserisco. Ecco qua, il titolo è corretto, gli autori in realtà non sono autori ma sono curatori, quindi questo dato è stato interpretato male, questo dato è stato interpretato male e Graziano Ruffini non è un autore ma è la persona a cui è stato offerto il volume di studi, quindi questo in realtà non va registrato come tale, a livello bibliografico si ignora, quindi va eliminato. E come vedete mancano i dati relativi al luogo di edizione e all'editore che andrebbero compilati a mano. Quindi questi sono dati da correggere. E poi, altra cosa, la accentata del cognome dell'autore, qui dell'autrice, non è stata interpretata correttamente, quindi la devo correggere a mano. Eccola qua, era già inserita, quindi la posso recuperare e la inserisco così. Qui c'è un altro esempio di una monografia con dati da correggere e da completare, ma penso che abbiate capito, quindi adesso passo la parola a Alessandra che vi mostra il meccanismo con gli articoli. Sì. Il meccanismo rimane sostanzialmente lo stesso, solo che ovviamente partiamo da un identificativo diverso. Nel caso dei libri si trattava degli ISBN, nel caso degli articoli ovviamente il DOI. Quindi questo meccanismo può essere di fatto applicato solamente a quegli articoli che sono provvisti di DOI. Anche qui io seleziono il simbolo della bacchetta, semplicemente inserisco appunto il DOI e il sistema applica lo stesso meccanismo appunto di importazione. Qua i dati sono sostanzialmente corretti, gli autori sono giusti, anche qua abbiamo un lungo abstract che volendo possiamo ridurre, il titolo della pubblicazione è corretta, manca, ecco, in questo caso abbiamo un piccolo errore sulla paginazione, la data è corretta, farei personalmente solo una verifica sul volume del fascicolo per vedere se effettivamente sono assenti, il che potrebbe pure essere. Volendo, anche qua, no, pardon, scusate, pensavo che avesse importato il PDF, invece abbiamo, spesso capita che Zotero importi, faccio delle importazioni su, so, delle annotazioni, ecco, così che possono essere poi rimosse spostandole nel cestino, ecco. Ora controllo solamente se era assente effettivamente anche il volume. No, il volume in effetti è presente, quindi qua va inserito manualmente. E applichiamo il meccanismo anche a un altro articolo, giusto per vedere sempre come viene fatta l'importazione. Anche in questo caso abbiamo sempre il corretto riconoscimento della risorsa, il titolo corretto, l'autore in questo caso, c'è sempre anche per l'importazione da appunto riviste come JList, ci sono alcuni problemi a volte, soprattutto nei volumi, nel fascicolo e nel numero delle pagine. Questa è una cosa che in effetti, almeno io personalmente, ho riscontrato spesso per le riviste italiane, ma non solo, dove purtroppo mancano solitamente i dati della pubblicazione relativa appunto a questa sezione qui sui volumi, fascicoli e la paginazione. Per il resto, anche in questo caso, l'importazione è stata quasi totalmente corretta. Questo
come diceva Giancarlo, è sicuramente il sistema più veloce, più sicuro per creare una bibliografia in Zotero, ovviamente a patto che ci siano gli identificativi da utilizzare all'interno appunto di questo sistema. In realtà Zotero ne gestisce anche altri che io però personalmente devo dire non ho mai utilizzato, quindi non so dire se effettivamente l'importazione con questi altri identificativi è corretta o meno, anzi se magari qualcuno ha esperienza di questo tipo, magari possiamo parlarne, ecco. L'ultimo sistema che ci permette di incrementare le citazioni bibliografiche in Zotero riguarda invece l'importazione. Zotero, così come altri sistemi di gestione delle bibliografie, permette di importare dei file presi da altre fonti per appunto l'importazione automatizzata. Questi file solitamente devono essere strutturati in un determinato formato che è comunemente il RIS. Il RIS appunto è un formato per le citazioni bibliografiche che se appunto caricato all'interno di Zotero viene appunto gestito in maniera assolutamente corretta. L'importazione viene fatta, poi appunto lo vediamo praticamente con un file, a partire da da questo menu File e selezionando Importa. Qui poi va indicato il tipo di file e poi viene effettivamente compiuto il caricamento. Adesso vediamo come fare questo caricamento. Bisogna dire che il problema che si è posto, diciamo, il problema più importante che si è posto per l'importazione non è stato tanto come importare i dati, ma trovare un catalogo che effettivamente sia in grado di scaricare dei riferimenti, delle notizie bibliografiche in un formato che Zotero accetti. Sia io che Carlo abbiamo fatto diverse prove su vari cataloghi, sia italiani che diciamo, internazionali, e non è stato affatto facile. Stranamente, molti sistemi non sono ancora in grado di gestire lo scarico in RIS o in formati che Zotero è in grado di gestire nel migliore dei modi, ecco. Io in questo caso noi abbiamo scelto, dopo aver fatto varie prove, il Discovery dell'Università Milano Bicocca, Prometeo, che in effetti si comporta piuttosto bene sia nello scarico individuale che nello scarico multiplo. Con scarico individuale faccio riferimento al scarico di una file RIS di una singola citazione. In questo caso la citazione che io ho cercato in anticipo è questa, è un articolo di Guglielmo Cavallo, nota sulla scrittura greca libraria dei papiri. Ovviamente il meccanismo che ora vi mostro di scarico può essere diverso a seconda del sistema che andiamo a interrogare, ma il risultato è lo stesso, ovvero l'ottenimento del file RIS. Nel caso di Prometeo, il file viene scaricato a partire da questo menu Cita, che mi permette sia di visualizzare la notizia in vari formati di citazioni, in vari stili citazionali che io posso scegliere da questo menu, ma posso appunto anche compiere delle esportazioni in vari formati. Qui per EndNote, qui per RefWorks, che sono in questo caso sia di altri due software, di altri due programmi per la gestione delle bibliografie e poi finalmente l'esportazione in RIS. Qui mi viene esportato un file. E semplicemente torniamo al nostro menu del file per iniziare l'azione di importazione. Qua lascio selezionato file BibTeX RIS perché effettivamente il mio file corrisponde a queste tipologie. Procedo. Seleziono il file dal mio computer. E Zotero appunto permette anche di personalizzare l'importazione, per esempio dicendo di inserire la selezione e gli elementi importati all'interno di una nuova cartella. In altre parole, cosa fa? Crea una cartella, crea automaticamente una cartella in cui io vado a inserire il file importato. Io ora gli lascio la spunta, così vi faccio vedere il meccanismo. E qua ho la nuova cartella che prende il nome del file di origine con l'importazione
corretta della notizia da cui sono partita. Qui viene riconosciuto anche in questo caso correttamente la tipologia, il titolo, l'autore, il titolo del periodico e via di seguito tutte le informazioni sulla pubblicazione. Questo stesso meccanismo può essere applicato anche a più di una citazione bibliografica. Ovviamente per poter fare questo io devo avere un elenco di riferimenti bibliografici, quindi non posso partire da una sola notizia, ma devo compiere una ricerca, diciamo, più estensiva e avere una lista vera e propria di record bibliografici da cui partire per poter effettuare la mia, diciamo in questo caso, la mia lista di lettura, ecco. Quindi io passo a cercare, faccio una ricerca diversa, che so già che mi darà tanti risultati. Ecco, in questo caso ho un elenco, un attimo, ecco, ho un elenco di riferimenti che corrispondono a quanto io ho cercato. Se volessi esportare tutti questi risultati, devo procedere in una maniera leggermente diversa, che di solito, devo dire, si ripete sempre anche su altri cataloghi o altri discovery. Ovviamente non posso fare una selezione dei risultati così come sono, ma devo solitamente salvarli, creare una lista, diciamo, di lettura, una bibliografia. E poi fare l'esportazione. Solitamente questo tipo di azione, diciamo, implica la necessità di avere anche un account personale all'interno del Discovery, non solamente di questo che vi stiamo mostrando, ma anche di altri. Per esempio, anche in SBN, più o meno funziona nella stessa maniera, il salvataggio, diciamo, di liste di record bibliografici. Io qui salvo tre citazioni, non ce ne servono di più. Vado nella lista. Ovviamente io qui sono autenticata, quindi ho dovuto fare un'autenticazione prima e avendo fatto la spunta su tutti questi documenti, posso fare appunto un'esportazione multipla. Quindi sempre cita, faccio l'esportazione in RIS, mi viene scaricato un altro file sul computer, eccolo qua. E si procede nella stessa identica maniera. Il file viene importato in Zotero. Qui lo seleziono, vado avanti e il sistema mi ha importato tutte e tre le citazioni, tutti e tre i riferimenti che io ho selezionato e su cui ho effettuato lo scarico. Anche qua, bisogna dire, la gestione del file è venuta molto bene. Solitamente se è presente un file RIS e il file è correttamente strutturato, bisogna dire che ci sono proprio delle bibliografie praticamente perfette, perché il RIS è un formato molto strutturato che appunto viene gestito ultimamente da Zotero e dunque praticamente questi riferimenti non necessitano di intervento manuale. Ovviamente è possibile effettuare anche l'azione opposta, ovvero a partire da un elenco che io ho, per esempio, all'interno della mia biblioteca personale, all'interno di una delle mie cartelle, io posso selezionare questi riferimenti e poi fare un'esportazione in RIS per caricarli in un altro, per spostarli in un altro gestore, per esempio anche in Mendeley. Oppure per condividere il file anche con altre persone. Tra l'altro, questo giusto per chiudere questo discorso su Zotero, tra l'altro Zotero consente anche di creare degli spazi di lavoro online, degli spazi di lavoro condivisi che permettono di una gestione delle bibliografie anche con altri utenti, e questo è molto importante, anche molto interessante quando si lavora contemporaneamente magari su una determinata bibliografia, appunto, stiamo parlando di lavori che coinvolgono più persone, dunque è un sistema davvero molto utile. Le biblioteche collettive sono qualificate in Zotero da questo simbolo proprio per indicare che queste cartelle sono condivise con più di una persona. Non so Carlo, vogliamo passare alla parte su Quick Statement? Se non ci sono domande, sei sempre muto, mi sa.
Facevo vedere anche da Iris. E Ah, sì. Scusa. dopo, se vuoi, poi non so se vuoi mostrare tu o fammi sapere. Allora, si può anche utilizzare il meccanismo che ha fatto vedere Alessandra anche da altre fonti di dati bibliografici. Io avevo preparato due possibilità. Una è quella di Scopus. Naturalmente, per poterlo fare, bisogna avere l'account e accedere alla banca dati, che è una banca dati a pagamento. E qui avevo preparato già due file relativi a un autore. Mi ero preparato la ricerca dell'autore, trovando lead dell'autore. È un autore che ha 93 documenti. Posso esportare tutti i documenti oppure cliccando qui posso vedere la lista dei vari documenti di questo autore. Mi si aprirebbe questa pagina. Posso spuntare una risorsa alla volta e a quel punto posso esportare solo quelle che ho selezionato. Ottengo sostanzialmente un file RIS come quello che ha fatto vedere Alessandra e poi faccio la procedura di importazione, scegliendo di importare in una cartella specifica oppure in una cartella generale, eccetera. Quindi di fatto qui appunto cambia solo la fonte da cui viene. Sottolineo il fatto, come hanno scritto anche già Federica e Andrea, hanno scritto in chat, che quando partiamo da una banca dati come questa, i dati che riusciamo a ottenere sono in genere di maggiore qualità rispetto a quelli che troviamo, per esempio, sul web, come abbiamo visto, o su altri cataloghi, d'accordo? Quindi le banche dati danno maggiore affidamento. Scopus è una banca dati a pagamento, PubMed è una banca dati libera. Naturalmente PubMed, come dice anche il nome, è di settore, quindi diciamo, serve, ma serve un ambito disciplinare abbastanza definito. E Scopus in realtà ha il limite, per esempio, di essere di prevalente interesse anglosassone. Un'altra cosa che volevo mostrare, perché è collegata a uno dei progetti che portiamo avanti come GVMAB, è invece l'esportazione da Iris. Quindi ho preparato anche il collegamento alle pubblicazioni di Pietro Zappalà, che è un autore, un ricercatore dell'Università di Pavia, per far vedere appunto come è possibile esportare queste pubblicazioni. Si fa una ricerca, si va su iris.unipv.it oppure sull'Unalis che interessa, si cerca l'autore. Una volta che si trovano tutte le pubblicazioni di questo autore, si può fare appunto l'esportazione. C'è un tasto a destra in fondo. In questo caso devo stare attento perché sto estraendo soltanto 20 riferimenti. Se voglio estrarli tutti, e sono 87, devo impostare a 100 o a almeno 90. D'accordo? E la cosa interessante è che cliccando su esportazione e scegliendo RIS, che è un formato riconosciuto da Zotero, mi si apre la possibilità, eccolo qui, c'è un'aggiunta rispetto a prima, cioè non devo nemmeno salvare il file come RIS e poi fare la procedura di importazione. In questo caso, tra Iris e Zotero, grazie al connettore, c'è un dialogo diretto per cui, dando OK, io porterei direttamente queste pubblicazioni all'interno di Zotero nella cartella che è attiva in questo momento. Quindi, se invece dico cancella, mi chiede di salvare il file sul desktop o sulla cartella di lavoro che sto utilizzando e poi faccio la procedura di importazione. Quindi c'era anche, diciamo, le soluzioni che si possono trovare sono molto diverse a seconda del tipo di banca dati o di fonte di dati biografici che stiamo utilizzando di volta in volta. Ok, qui annullo perché non serve. Vuoi far vedere, Alessandra, il passaggio da Zotero a Quick Statement o faccio vedere io? Come preferisci? Solo una cosa, stavo rispondendo a Tiziana Possematto. Allora, per lo spostamento delle citazioni da una cartella all'altra è abbastanza semplice. Bisogna semplicemente selezionarli e materialmente, diciamo, spostarli. Ecco, magari faccio vedere un attimo Sì, fai vedere. velocemente. Ecco, per esempio, se io voglio spostare uno o più di questi riferimenti, semplicemente li seleziono e li sposto in un'altra cartella.
Mentre nel momento in cui, perché un'altra domanda di Tiziana, quando faccio l'importazione del file RIS, nel momento in cui io li tolgo, anzi ve lo faccio rivedere, così. Ora abbiamo visto che prima io ho lasciato la spunta per la creazione di una nuova cartella. Se tolgo la spunta da questa selezione, lui crea i riferimenti nella mia biblioteca personale, quindi diciamo lo butta dentro un altro tutto l'insieme delle citazioni che io ho all'interno di Zotero. Dunque è sempre preferibile comunque indicargli di creare una nuova cartella e poi eventualmente si sposta, perché è molto più semplice diciamo spostarli che magari poi non andare a recuperarsi il riferimento all'interno di questa. Insomma, di un elenco magari molto consistente di citazioni, anche perché appunto abbiamo visto lo spostamento è molto semplice tra le cartelle. Passiamo dunque a Quick Statement, se non ci sono altre domande. Guarda un attimo la chat. Sì, volevo aggiungere una cosa su questo che hai detto, Ok. Alessandra, se posso condividere un attimo Sì. Sì. lo schermo. Allora. Dunque, questa è la cartella che abbiamo creato io e Alessandra mentre lavoravamo con voi. Quello che state vedendo in realtà è una vista, cioè in questo momento voi state vedendo una selezione di oggetti che noi abbiamo caricato all'interno di Zotero, selezionati perché li abbiamo creati all'interno di questa cartella. Se io cancello questo oggetto, in realtà non cancello l'oggetto dalla mia biblioteca personale, ma lo cancello soltanto dalla vista in cui è inserito, cioè lo cancello dalla presentazione di Zotero. Vedete, desidero eliminare l'elemento selezionato dalla sezione, quindi io lo cancello da qui, ma se vado nella mia biblioteca personale e metto in evidenza, in ordine tutte le ultime cose che sono entrate, viaggio al bordo di una parola, che è quello che ho appena cancellato, è rimasto. Quindi in realtà gli oggetti non si spostano da una cartella all'altra, sono tutti contenuti in questa grande cartella che si chiama Biblioteca Personale e queste cartelle che noi creiamo sono solo viste, cioè selezioni, scelte di alcuni degli oggetti che troviamo dentro. Per cancellarlo effettivamente dovrei cancellarlo qui in Biblioteca Personale, da qui allora cancello il riferimento in modo definitivo. Ecco, ti passo la parola. Così vi fa vedere. Eccoci. Bene, allora il passo successivo è ovviamente caricare queste informazioni da Zotero dentro Wikidata. Ora, su questo in realtà esistono diverse modalità, ma quella che ovviamente oggi vi mostreremo si basa sull'utilizzo di uno strumento di Wikidata che è Quick Statement. Questa pagina qua, Quick Statement è uno degli strumenti più utilizzati nel colloquio con Wikidata. E ovviamente deve essere utilizzato previa autenticazione, quindi bisogna già avere un account personale all'interno di Wikidata e se non ricordo male, ma non vorrei sbagliarmi, bisogna aver fatto anche un certo numero di modifiche manuali all'interno di Wikidata prima di poterlo utilizzare. Zotero colloquia con Quick Statement attraverso appunto una serie di un connettore e deve essere preimpostato prima del suo colloquio. Ora io e Carlo abbiamo approntato una serie di diciamo di istruzioni per questo che poi appunto vi condivideremo prima della working hour. Zotero deve essere settato per poter effettivamente colloquiare con Quick Statement. La creazione degli item tramite Quick Statement a partire da Zotero è molto semplice, molto veloce, ma è anche abbastanza, come dire, insidioso. Questo perché il caricamento è appunto, come dire, non prevede nella sua fase preliminare una sorta di controllo in Wikidata. In altre parole, Quick Statement, che si basa su una struttura, diciamo, tab quasi tabellare dei dati, non è in grado di riconoscere se quello che io voglio creare all'interno di Wikidata sia già presente in Wikidata. Quindi il rischio di duplicazioni è molto alto. Il consiglio è quello di controllare sempre se
quello che andate a creare tramite Quick Statement sia già presente in Wikidata, e questo va fatto manualmente, quindi entrando all'interno di Wikidata deve essere fatta una ricerca per capire se effettivamente quell'articolo che io ho, quella monografia che voglio andare a creare in Wikidata tramite Quick Statement, sia effettivamente già esistente. Ora, in realtà esistono anche delle estensioni di Zotero, tra cui appunto Cita, che è un'estensione che appunto permette un colloquio interno tra Zotero e Wikidata, un colloquio interno, scusate, tra Zotero e Wikidata, ma che diciamo non affronteremo oggi perché è una parte un po' più complessa. Tra l'altro Cita è uno strumento anche abbastanza recente, quindi non è molto conosciuto. E appunto ci permette di sapere se quegli elementi che io voglio andare a creare in Wikidata sono già presenti senza passare da Quick Statement. Quindi diciamo non solo mi evita il rischio di caricare i dati già presenti in Wikidata, ma mi impedisce, diciamo, mi esonera da questa lunga ricerca in Wikidata su ciascun riferimento bibliografico. Però ripeto, in questo caso non vi mostreremo il meccanismo di funzionamento di Cita e diciamo passiamo per la via tradizionale, ovvero andare manualmente a cercare gli item in Wikidata per sapere se sono già presenti. Ovviamente io questo lavoro l'ho già fatto in precedenza per evitare anche di perdere troppo tempo. In questo caso l'articolo che è già presente in Wikidata è questo appunto di John Locke, di Gianfranco Cruppi, pubblicato su Gelis, e poi anche quest'altro articolo che è stato appunto già presente, di Cecilia Tasca e Bianca Fadda. Quindi in questo caso io li eliminerei proprio per evitare di compiere errori. E possiamo partire da una situazione pulita su quattro articoli che appunto non sono presenti sicuramente in Wikidata. Ora io apro Quick Statement, mi sono già collegata, a voi ovviamente verrà chiesto poi l'autenticazione, e semplicemente qui io seleziono le mie citazioni e le sposto dentro Quick Statement. Questo è il formato, diciamo, come vi dicevo prima, un po' tabellare che presenta Quick Statement nei caricamenti. In alto c'è l'azione, scusate, che io voglio applicare, quindi in questo caso è un'azione di creazione. Qui abbiamo tutte le proprietà che sono associate che comporranno questo item che io vado a creare, con tutti i valori associati che ovviamente Quick Statement ha preso da Zotero, e vedete come questa struttura si ripete per tutti e quattro i nuovi item che io sto andando a creare. Ora adesso andiamo appunto materialmente a creare questi elementi, questi item in Wikidata, e poi vediamo tutti i vari problemi che questo tipo di azioni implica all'interno di Wikidata, perché la creazione tramite Quick Statement, che ripeto è molto veloce, molto rapida e molto semplice, ha però degli aspetti negativi, che sono legati al fatto che appunto io di fatto vado a inserire dei dati, delle stringhe secche all'interno di Wikidata, mentre sappiamo che in moltissimi casi i valori associati alle proprietà in Wikidata non sono delle stringhe, ma sono a loro volta degli item. Quindi bisogna fare tutta una serie di interventi all'interno di Wikidata per migliorare l'elemento che io sto andando a creare. Per la creazione seleziono Importa comandi CSV V1. Qui mi viene proposta un'altra visualizzazione di quello che appunto vedevo già prima, però con una indicazione più chiara anche delle proprietà che sto andando a creare, e poi avvio. Non avvia in background, che implica tutta una serie di problemi, ma avvia. Ora Quick Statement sta lavorando, io lo vedo anche da questa barra, che mi indica che il caricamento è completo, e mi vengono anche indicati immediatamente gli item creati in Wikidata con il loro nome e anche l'identificativo associato. Quindi, come vedete, è abbastanza rapido. Ovviamente la rapidità dipende da due fattori. Prima di tutto il numero degli item che io vado a creare, quindi se voglio creare
50 item, ovviamente il sistema andrà molto più lentamente rispetto a ora, ma dipende anche dal fatto, diciamo, dei potenziali errori che Quick Statement può trovare all'interno del caricamento. In questo caso la creazione è avvenuta in maniera appunto senza intoppi, non ci sono stati problemi e dunque è stata completata in poco tempo. Ora passiamo ad esaminare questi item che ovviamente sono stati creati all'interno di Wikidata. Un primo piccolo problema che si può presentare, ma che fondamentalmente forse anche quello minore rispetto agli altri, è il fatto che sia il titolo, quindi sia l'etichetta, che la descrizione vengono caricati solamente per la lingua inglese. Dunque, eventualmente si dovrà anche ripetere sia l'etichetta e la descrizione anche per le altre lingue che mi interessano, in questo caso per l'italiano. Quindi io vado a applicare la mia modifica. Articolo 4. Bene, qui salvo. E poi vado a esaminare le proprietà associate a quest'articolo. Ora, ripeto, su alcune non ci sono dei problemi, per esempio il fatto che questo item sia un'istanza di articolo scientifico, Quick Statement lo prende direttamente dalla tipologia di risorsa che io ho scelto in Zotero. Quindi quando io ho selezionato dal menu oppure quando ho importato il riferimento dall'esterno e Zotero ha indicato appunto che quel determinato elemento era un articolo pubblicato su una rivista. Questa informazione è stata trasmessa anche a Quick Statement, che appunto ha individuato effettivamente questo item come articolo scientifico. Primo problema che è stato subito all'occhio invece è il fatto che il titolo venga qualificato in una lingua imprecisata. Questo è successo perché io, a differenza di Carlo, non ho indicato la lingua del mio articolo all'interno di Zotero. Dunque questo va cambiato ovviamente. Oppure, se io non voglio cambiarlo in Wikidata perché voglio risparmiare tempo, lo devo fare direttamente in Zotero. Altro elemento sicuramente da cambiare sempre, perché Quick Statement non consente di gestirlo diversamente, è l'autore, che qui viene caricato con una proprietà che è quello di stringa del nome dell'autore. In altre parole, l'autore è gestito come una stringa e non come un'entità a tutti gli effetti. Questa è una cosa che va solitamente cambiata, eliminando questa proprietà e inserendo invece quella corretta che è il P50, che è quella dell'inserimento dell'autore, gestito come entità. Ovviamente in questo caso io devo essere sicura che l'entità Giorgio Cencetti sia già presente in Wikidata, altrimenti non posso creare questa relazione. Oppure nel caso in cui non ci sia, devo ovviamente crearlo. Qui sono sicura che Giorgio Cencetti è presente e posso tranquillamente eliminare questa proprietà che non mi serve. Per poi appunto passare alla verifica degli altri elementi, data di pubblicazione, il volume, la pagina. Ovviamente manca un dato molto importante, che è quello della rivista, che non è stato inserito. Questo perché? Perché il meccanismo è lo stesso di quello che è stato applicato all'autore. Nel caso dell'autore, la stringa del nome viene inserita in Wikidata perché esiste una proprietà stringa del nome dell'autore, quindi Quick Statement è in grado di indicare almeno il nome dell'autore. Nel caso invece della rivista, per cui non esiste una proprietà analoga, Quick Statement non è in grado di caricare questa informazione perché si tratta non di il legame tra la rivista e l'articolo non si può indicare con una stringa, ma è una relazione vera e propria tra entità diverse e dunque non potendo attuare questo, diciamo, collegamento non viene proprio caricata l'informazione. Quindi io qui devo indicare la rivista con la proprietà pubblicato in e inserire la rivista, che è già presente, e quindi posso completare le informazioni. Anche in questo caso, se la rivista non fosse stata presente, io avrei dovuto creare materialmente la rivista in Wikidata e poi effettuare successivamente la relazione.
Ora qui le informazioni sono, diciamo, abbastanza complete e abbastanza, diciamo, pulite. Ovviamente devo passare poi a tutte gli altri item che ho creato, quindi gli altri tre item che ho creato tramite Quick Statement e effettuare le stesse modifiche. Ora passa a Carlo così può farvi vedere lo stesso meccanismo anche sulle monografie. Carlo, sei muto. In realtà il meccanismo non cambia molto. Io ho verificato tra le cose che avevo estratto prima che effettivamente questa monografia non c'è, quindi mi posiziono su questa e la trascino dentro a Quick Statement. E qui abbiamo appunto la possibilità di vedere che vengono descritte le proprietà e poi si procede con, posso aprire la finestra a questo punto, si procede con importa e comandi. E qui vedo appunto che la proprietà, per esempio, come ha fatto vedere prima Alessandra, la proprietà che collega l'autore non è la P50, ma è appunto la stringa del nome dell'autore. D'accordo? Quindi qui nasce, diciamo così, l'errore che poi va corretto materialmente in Wikidata. È eventualmente possibile intervenire anche a monte di questo processo, cioè invece di trasportare direttamente su Quick Statement con il trascinamento si può esportare i dati e metterli in un file e lavorarli, per esempio sostituire qui AND, che è indeterminato, la lingua del titolo, come ha fatto vedere prima Alessandra. Invece di mettere und, posso sostituire con un trovo sostituisci, per esempio mettere it, e allora la lingua verrà interpretata, il titolo verrà interpretato in italiano. Il meccanismo sostanzialmente lo stesso, faccio avvia. Quindi è andato tutto bene perché la barra è tutta verde. Se c'è qualche problema, e questo capita quando sono molti i file di importazione, questa parte ultima rimane in rosso e indica che ci sono stati gli errori. Posso andare a vedere direttamente il mio item e lo elaboro come ha fatto prima Alessandra. Quindi qui posso prendere, ho questo gadget, quindi posso prendere la traduzione, la copio e la incollo qui. E invece da questa parte trasporto il titolo. In realtà, essendo un'opera, il titolo rimane lo stesso in tutte le lingue, quindi lo incollo dappertutto. È un'edizione e va bene che sia un'edizione. Eventualmente dovrei modellare l'opera a partire da questa edizione, anche perché so che è una terza edizione, quindi ci sono altre due edizioni che andrebbero collegate a un'eventuale opera. Qui vedo che quel und undetermined mi ha dato lingua imprecisata, come ha fatto prima Alessandra, lo vado a specificare in italiano. Questa è la lingua del titolo. Qui ho la stringa del nome dell'autore, quindi due errori che vanno corretti, vanno migliorati. Con P50, autore, uno è Luigi Crocetti. Eccolo qui, e il numero d'ordine era, siccome gli autori sono due, Crocetti era il primo, e lo aggiungo, pubblica, poi aggiungo un altro valore che era Rossella Dini, con numero d'ordine 2. Quindi ho replicato la situazione che c'è qui. Ma ho messo una stringa, ecco qui, vedete, non è cliccabile, come diceva prima Alessandra, non è cliccabile, è solo una stringa, invece qui è cliccabile perché Luigi Crocetti esiste, ci posso puntare e ottengo informazioni su di lui. A questo punto sono tranquillo e posso rimuovere queste dichiarazioni che non servono. Cos'altro posso aggiungere su questa monografia?
anche senza sapere bene, senza conoscere bene necessariamente l'oggetto, posso fare aggiungi dichiarazione e qualcosa mi viene suggerito, per esempio la lingua dell'opera o del nome, quindi quella che ho inserito è la lingua del titolo, qui posso invece inserire la lingua dell'opera, cioè il testo è in italiano. Altre cose qui non ne vedo, idee interessanti. Potrei aggiungere l'argomento principale di quest'opera. È un'opera che parla, come avete visto, degli ISBDM. Scrivo ISBDM. Dovrei avere, eccolo qua. Questo è lo standard di cui questo libro parla, quindi ci ho agganciato questo. Come identificativo trovo già l'ISBN che è stato importato correttamente nel passaggio da Zotero a Wikidata. Bene, posso interrompere e se ci sono domande siamo disponibili a rispondere. Prego, Andrea, parla pure. Sì, intanto vi ringrazio per questo veramente interessante webinar. Io sono dell'Università della Sapienza e mi ha invitato la mia bibliotecaria a partecipare perché faccio un corso di Zotero e mi piaceva, ecco, integrare queste conoscenze. Dottoressa Babbucci mi ha invitato. Vi volevo solo chiedere una cosa: potete far vedere a Zotero anche l'opzione di duplicazione? Perché anche lì c'è il problema che a volte uno importa tanta roba e magari ci sono dei titoli duplicati e non se ne accorge. È una cosa che magari può essere utile, un'altra opzione carina. E poi anche ci sono anche. Possono essere utili anche le parole chiave, per ricercare una certa pubblicazione. Sì, diciamo che il taglio che abbiamo dato è un taglio legato all'uso di Zotero finalizzato a Wikidata. Ci serve molto altro da dire, per esempio, il fatto che Zotero consente di integrare i riferimenti bibliografici all'interno di un documento mentre si scrive, per esempio, una tesi o un articolo scientifico. Allora, per questo, diciamo, non ci siamo focalizzati su questo. Eventualmente, chi è interessato a questo aspetto può vedere, lo metto in chat, un video di YouTube che ho preparato per gli autori di una rivista che hanno appunto allo scopo di presentare Zotero da utilizzare in modo finalizzato alla produzione di un articolo scientifico in cui le citazioni sono fatte correttamente. Quindi questo aspetto, per esempio, si può vedere sul video. Per quanto riguarda i duplicati, diciamo, ci sono funzioni di duplicazione che possono, cioè, è facile inserire, due volte lo stesso oggetto. Eccolo qui, per esempio. Questa sezione di un libro è presente due volte all'interno della mia banca dati. Quindi posso selezionare questi due oggetti e posso scegliere la funzione di unisci elementi. A questo punto di qua mi compaiono i dati dell'uno e dell'altro. Uno è stato inserito in giugno del 2020, uno in febbraio 2022. Li scorro e guardo quale dei due mi interessa. Sono sostanzialmente uguali. Cambia solo qui la citation key, quindi un elemento poco importante. E decido di tenere questo, quindi questo è quello evidenziato, sono due, ma potrebbe essere anche tre, quattro, cinque, d'accordo? E faccio unisci i due elementi, a questo punto vengono schiacciati i due elementi sull'elemento che ho scelto. Ecco, questa era la funzione che aveva chiesto di far vedere Andrea. Poi ci sono altre cose, per esempio quando ci sono dei PDF collegati è possibile utilizzare Zotero anche come gestore della biblioteca personale. Quindi se ho un articolo con un PDF collegato, io leggo l'articolo, lo sottolineo, aggiungo delle note e poi sempre tramite l'interfaccia di Zotero posso fare delle ricerche che andranno a cercare sui titoli, sugli abstract, sulle parole chiave, se non sentite come suggeriva
Andrea prima, ma anche sulle mie note e anche sui PDF. Quindi diciamo così, Zotero ha molte altre funzioni, noi ci siamo limitati a presentare appunto, lo scopo era riuscire ad arrivare al trascinamento dei dati da Zotero a Wikidata e alla sua, al loro miglioramento all'interno di Wikidata, perché questo è il focus appunto di oggi. Se ci sono altre domande. Approfitto per mettere in chat direttamente il link alla pagina che abbiamo utilizzato oggi con Alessandra e con la predisposizione, diciamo, le istruzioni per predisporre Zotero al dialogo con Wikidata. Quindi, per partecipare in modo, diciamo così, fattivo al seminario che facciamo, al laboratorio che facciamo, la prossima volta è opportuno fare questa procedura o controllare se per caso se il Zotero è già settato in questo modo. Vediamo se non ci sono altre domande, altrimenti ci salutiamo, ci aggiorniamo al 20 aprile. Forse sanno già tutti, non lo so, che quando si deve cambiare per qualche motivo lo stile citazionale, Zotero ti permette di rifare tutto automaticamente nel documento, nell'articolo che stai scrivendo, per esempio, no? È vero, Carlo? Sì, assolutamente sì. È Terribilmente pensato, comodo. diciamo, come strumento di gestione dei riferimenti bibliografici all'interno di un lavoro scientifico, Del quindi lavoro che stai si può facendo. cambiare facilmente stile citazionale dal Chicago all'APA o a quello di una rivista, se la rivista l'ha pubblicata, l'ha messa a disposizione, con pochi passaggi, quindi senza rifare tutto il lavoro di riscrittura dei riferimenti bibliografici che a volte è, diciamo così, anzi, è sempre molto noioso. Ma a volte produce anche parecchi errori, quindi evita, diciamo, Occhi aperti, quindi. scocciature. E funziona sia su Word che LibreOffice. Sì, Avete sì, sì. esperienza entrambi, no? Bene. Bene, allora se non ci sono altre domande, vedo che molti sono contenti dell'incontro, ringraziano quindi. Direi che possiamo concludere qui. Interrompo la registrazione.